era preventivato che io dovessi venire qui per fare un'analisi della crisi. Tuttavia ci sono state due circostanze che mi hanno indotto a modificare un po' il taglio del mio intervento. Mi spiego, io in primo luogo ho notato come uno spezzone di movimento recentemente abbia investito politicamente su una mobilitazione contro l'arrivo di Gheddafi in Italia. In secondo luogo ho letto il manifesto politico del movimento No G8 ed entrambe queste cose per vari motivi mi hanno lasciato alcune perplessità. Allora io qui cercherò, proprio a causa di queste perplessità che mi hanno suscitato questo evento e questo documento, cercherò di proporvi un'analisi della crisi, ma anche di, come dire, suggerire dei capi di imputazione politica, dei capi di imputazione nei confronti delle sinistre, nei confronti del movimento in generale, nei confronti degli eredi più o meno degni, più o meno legittimi della tradizione del movimento operaio. Allora, per quanto riguarda l'analisi della crisi, è sì la crisi più grave dai tempi del dopoguerra. Ci si chiede se sia la seconda grande crisi. Beh, da un punto di vista quantitativo è ancora presto per dirlo, tuttavia io non ho condiviso, cioè mi rendo conto che c'è chi dice che ci sono delle differenze, naturalmente delle differenze ci sono, tuttavia è interessante notare come la velocità di caduta del reddito e della occupazione che abbiamo registrato in questi mesi a livello mondiale è superiore alla velocità di caduta che si registrò nel 1929. E questo secondo me è abbastanza interessante. E il crollo è talmente precipitoso che sono saltate tutte le stime. Al momento, stando ai dati disponibili, per fine 2009 dovremmo registrare negli Stati Uniti una caduta del reddito superiore al 4%, in Europa una caduta media superiore al 5%, in Italia una caduta del reddito superiore al 6%, con 1,5 milioni di disoccupati in più rispetto all'anno passato. Guardate che sono cifre colossali, cioè non si sono mai viste, diciamo, queste cifre dal dopoguerra ad oggi. Ora, che crisi è questa? Quindi, ci dicono che è una crisi da troppa moneta, una crisi da troppo credito, ci dicono che è una crisi di fiducia e che basta ripristinare la fiducia per rimettere a posto le cose. Queste analisi però sono, diciamo, superficiali e per certi versi fuorvianti. Perché se noi prendiamo le mosse, diciamo, da una linea di indagine che innova la tradizione marxista e che la depura da alcuni pedestri vizi teleologici, noi possiamo dire che questa tecnicamente si definisce crisi speculativa da sovrasproporzioni, che in parole povere può essere sintetizzata con la seguente espressione: la crisi di un mondo di bassi salari, di bassi salari diretti, cioè direttamente erogati dalle imprese, e di bassi salari indiretti, cioè indirettamente erogati attraverso lo Stato sociale. Come è venuto a formarsi questo mondo di bassi salari? Allora, una possibile risposta sulla quale stiamo un po' lavorando e che questo mondo trae in buona misura origine dalla crisi sovietica bresneviana. Ci sono infatti diversi motivi per ritenere che la minaccia sovietica entrasse in misura non trascurabile nella funzione di produzione del cosiddetto compromesso socialdemocratico europeo, che era fatto per l'appunto di salari diretti e indiretti relativamente alti e di un sistema capitalistico relativamente stabile. La crisi sovietica sotto Brezhnev rese evidente che l'Unione Sovietica non era in grado di inseguire gli Stati Uniti nella corsa agli armamenti. E da allora ci si rese conto che lo Stato sovietico era in difficoltà economiche e quindi politico-militari.
quello che viene talvolta definito il grande altro, cioè lo Stato che era stato per tanto tempo esempio per milioni di masse proletarie, che in sostanza non riusciva a tenere il passo dell'Occidente capitalistico. E questa consapevolezza contribuì l'Occidente ad aprire la via per la controrivoluzione liberista di Reagan e della Thatcher. Da questa controrivoluzione liberista, come sappiamo, prenderà avvio un lungo processo di liberalizzazione, di apertura internazionale dei mercati e di crescita conseguente della circolazione mondiale dei capitali, delle merci e in parte anche dei lavoratori. Insomma, noi possiamo dire che c'è qualche motivo di ritenere che dalla crisi sovietica brezhneviana e dalla conseguente controrivoluzione liberista scaturisce la famigerata globalizzazione capitalistica. Badate bene che suggerirei di appuntarci questa cosa: se sosteniamo che l'Unione Sovietica è stata condizione di esistenza del compromesso socialdemocratico, è chiaro che alcune delle riflessioni che si sono fatte in questi anni all'interno del movimento diventano carta straccia. Tornando alla globalizzazione capitalistica, è proprio la globalizzazione capitalistica che ha forgiato il mondo di bassi salari nel quale ci troviamo. Perché? Perché la globalizzazione dei capitali ha permesso appunto ai capitali di centralizzarsi e soprattutto di spostarsi da un capo all'altro del mondo a caccia dei massimi rendimenti, della tassazione minima e soprattutto delle massime possibilità di sfruttamento del lavoro. E al tempo stesso la globalizzazione ha frammentato il lavoro, ha diviso i lavoratori, ha scatenato una guerra mondiale tra i lavoratori, una guerra che ha deteriorato le condizioni di lavoro, che ha intensificato lo sfruttamento, che ha compresso salari e stato sociale e che ha creato quindi i presupposti per la crisi. Perché ha creato i presupposti della crisi? Perché rafforzando il capitale, indebolendo il lavoro, la globalizzazione ha contribuito a creare uno scarto crescente tra la produttività oraria dei lavoratori e il salario orario degli stessi lavoratori. A seguito cioè del progresso tecnico e della intensificazione dei ritmi di sfruttamento suscitati appunto dalla globalizzazione, a livello mondiale la produttività oraria dei lavoratori in questi anni è cresciuta molto, molto, ma il salario lordo orario dei lavoratori è rimasto al palo e talvolta addirittura regredito. Questo significa che in questi anni la capacità produttiva dei lavoratori è cresciuta di continuo, ma la loro capacità di spesa no. E il risultato è stata una gigantesca sovrapproduzione di merci. Sovrapproduzione che è stata assorbita solo grazie al fatto che gli Stati Uniti hanno lungamente agito come una sorta di spugna delle eccedenze produttive mondiali. Una spugna assorbente, quel che gli altri producevano, gli americani lo compravano. Ma questa spugna funzionava non certo perché i salari e il welfare dei lavoratori americani lo sono fatti. Questa spugna funzionava grazie alla capacità degli Stati Uniti di accumulare un debito privato in dollari gigantesco, un debito che permetteva di finanziare qualsiasi eccedenza di spesa sul reddito. A un certo punto però, come prevedibile e come è stato previsto, perché era stato previsto, l'enorme bolla del debito americano è scoppiata. E poiché oggi non c'è più grande fiducia nel dollaro quale moneta di riserva mondiale, ebbene evidentemente allora la spugna americana non può ripartire. Ma non è finita qui, perché ora l'America non solo non è più in grado di assorbire le eccedenze produttive mondiali, ora l'America ha bisogno di vendere all'estero le sue proprie eccedenze. Da spugna assorbente ora gli Stati Uniti rivelano un volto nuovo e ancora più feroce che in passato, quello di un'America deflazionista che tenterà di inasprire la guerra commerciale, che contribuirà ad abbattere i salari e che quindi anziché mitigare e rimediare alla sovrapproduzione mondiale finirà per aggravarla. Caso Fiat Chrysler è solo la punta di un iceberg di esempi che abbiamo in questo senso. Ma a rendere ancora più inquietante questa colossale, storica inversione di rotta dell'America
c'è il fatto che all'orizzonte per il momento non si vede nemmeno l'ombra di un meccanismo in grado credibilmente di sostituirsi alla spugna americana. È pur vero che i cinesi nelle ultime settimane hanno fatto capolino invocando la sostituzione del dollaro come una moneta mondiale, ma la verità è che la Cina, la Germania e in generale i paesi creditori sono mossi al loro interno da forze contrastanti, perché da un lato ci sarebbe il problema di individuare soluzioni coordinate a livello mondiale per fronteggiare la crisi. Tuttavia, in questi paesi, in generale nel mondo, ci sono soggetti molto influenti che guardano la crisi come ad una straordinaria occasione per rastrellare capitale a prezzo di saldo, man mano che i fallimenti si diffonderanno. I creditori in posizione di relativa liquidità e in generale i possessori di capitale monetario possono cioè trarre dalla crisi grandi occasioni di espansione imperialista. La verità dunque della presente fase storica è che il mondo di bassi salari è instabile, conflittuale, intercapitalistico e non dispone e non disporrà per un bel po' di tempo della sua spugna assorbente, cioè non dispone del meccanismo che ha garantito e che dovrebbe garantire la sua stessa sopravvivenza. Questo è il motivo per cui sono da considerarsi del tutto risibili le dichiarazioni di chi ogni giorno con affanno e con inquietudine ci annuncia una imminente ripresa, di chi ci dice che finalmente si intravede una luce in fondo al tunnel. La realtà è che non ci sono luci, la realtà è che per il momento ci sono solo ombre. Piccolo appunto per i compagni e colleghi economisti. In questo tipo di interpretazione non c'è spazio, come potete notare, per tesi di tipo neobordighista che tendono ad accentuare la questione della caduta tendenziale del saggio di profitto. Con questo non voglio dire che la caduta tendenziale del saggio di profitto non abbia una sua legittimità scientifica. Dico soltanto che dietro queste propensioni neobordighiste io vedo tanta voglia di consolazione e quindi francamente non mi sembrano nella congiuntura opportune e tra l'altro da un punto di vista analitico qualche problema adeguato ce l'abbiamo. Quindi visto che la crisi durerà non poco e visto che quindi abbiamo poco di tempo, allora proviamo ad abbozzare una interpretazione politica della fase e proviamo, se mi permettete, a mettere sotto processo i nemici interni. Dunque, dal mio punto di vista, i nemici interni sono i globalisti mascherati. Mi spiego. Allora, andiamo per gradi. Prima di tutto, credo sia utile partire dall'esito delle elezioni europee. È utile analizzarlo così come è utile analizzare l'attuale composizione sociale delle iniziative di movimento. Allora, mi pare chiaro che le mobilitazioni di questi anni e anche le recenti elezioni confermano una tendenza ormai radicata. La tendenza è che i lavoratori subordinati, i lavoratori con minori tutele, soprattutto i lavoratori del settore privato, quelli con mansioni esecutive, gli operai e così via, questi lavoratori hanno da tempo abbandonato i partiti socialisti e anche comunisti, hanno da tempo disertato le mobilitazioni sociali della sinistra, hanno snobbato le iniziative di movimento, in grandissima misura, hanno insomma da tempo girato le spalle agli eredi più o meno degni e più o meno diretti del movimento operaio del Novecento. Questa tendenza all'abbandono in atto in Europa e in Italia da circa un quarto di secolo non sembra minimamente arrestarsi, anzi pare stia addirittura accelerando. Ora, questi stessi lavoratori sembrano oggi invece particolarmente sensibili alle rivendicazioni legate alla difesa degli interessi territoriali e nazionali. Nella loro visione cioè il vecchio conflitto di classe evapora e viene soppiantato da qualcosa che, come dire, somiglia molto ad un conflitto territoriale. Adesso questo spostamento delle rivendicazioni dalla classe al territorio, per essere veloci, per semplificare,
viene a compiersi in modo, se vogliamo, istintivo, ma non è casuale e non è irrazionale. Perché? Perché questi lavoratori percepiscono un fatto evidente, e cioè che l'apertura dei mercati, la maggiore circolazione mondiale di capitali, delle merci, in parte anche dei lavoratori, insomma la globalizzazione capitalistica di questi anni ha alimentato una guerra sempre più feroce tra lavoratori, una guerra tra poveri, una guerra che deteriora le condizioni di lavoro, che intensifica lo sfruttamento, che comprime salari e stato sociale e che, come abbiamo visto tra l'altro, crea i problemi per la crisi. Piccola parentesi a questo riguardo, cerchiamo di non dire più sciocchezze sull'immigrazione. Non è vero che tra nativi e immigrati non c'è conflitto. Il conflitto esiste, è un conflitto al ribasso sui salari, è un conflitto per l'occupazione degli spazi metropolitani. Non è vero nemmeno che l'immigrazione garantisce la tenuta del nostro sistema previdenziale, come si affretta a dire la Commissione Europea liberista. Questa affermazione è tipicamente neoclassica e si basa sulle ipotesi eroiche che gli immigrati e i nativi siano tutti occupati, ma questa è una sciocchezza. Quindi, per essere chiari, la guerra tra lavoratori esiste. Nativi e migranti purtroppo entrano materialmente e oggettivamente in conflitto. Non è vero quindi che il conflitto è simbolico, non è vero che è creato ad arte dai media. L'ideologia naturalmente conta, ma le condizioni di produzione dell'ideologia sono strettamente intrecciate alle condizioni di riproduzione materiale delle esistenze sociali. Quindi se vogliamo depotenziare la guerra tra lavoratori, se vogliamo realmente puntare alla riunificazione dei lavoratori, e in particolare dei lavoratori nativi, dei lavoratori immigrati, non ci basta fare le feste multiculturali. Noi dobbiamo trovare soluzioni politiche. Perché appunto i lavoratori chiedono soluzioni politiche. Il problema è che oggi le soluzioni le trovano solo a destra. Perché soprattutto a seguito della crisi le destre, non soltanto le destre comuniste e xenofobe, ma anche quelle tradizionalmente conservatrici, le destre hanno accentuato i loro propositi di difesa dei capitali nazionali, si sono votate al protezionismo commerciale e hanno sempre più insistito sul blocco della immigrazione quale risposta politica efficace alla guerra tra lavoratori che viene alimentata dalla globalizzazione. Ed invece, di fronte alla globalizzazione, alla guerra tra lavoratori, alla crisi che la stessa globalizzazione ha alimentato, le sinistre eredi del movimento operaio risultano completamente imbambolate. E questo imbambolamento si spiega in modo relativamente semplice. Per quanto riguarda i partiti socialisti, questi non hanno semplicemente assecondato la globalizzazione dei mercati. I partiti socialisti sono stati in questi anni i principali fautori dell'apertura dei mercati e hanno cercato di giustificare questo loro pieno sostegno alla globalizzazione sulla base di un totale travisamento dei fatti, di una totale confusione. Molti esponenti socialisti sono stati addirittura capaci di spacciare l'odierno internazionalismo del capitale come una versione aggiornata del vecchio internazionalismo operaio, laddove si sa bene invece che non solo i due internazionalismi sono diversi, ma sono proprio opposti l'uno all'altro. Riguardo poi alla sinistra comunista, anticapitalista, la sinistra di movimento, la sinistra cosiddetta radicale, diciamo che abbiamo assistito ad una spaventosa miscela di ignoranza e talvolta di furbizia. Ignoranza perché ad esempio nel movimento noi per tanto tempo ci siamo trovati di fronte a delle analisi e delle proposte a dir poco risibili. Nel movimento c'è stato chi ha persino affermato che la globalizzazione non andava contrastata, poiché in fondo essa avrebbe favorito l'emancipazione delle cosiddette moltitudini. Nel movimento c'è stato chi ha sostenuto che in fondo questa innovazione finanziaria fosse un fatto positivo. Ci sono vari articoli di Toni Negri che hanno sostenuto che in fondo l'innovazione finanziaria era un fatto positivo, che la globalizzazione era un fatto positivo, che questa avrebbe prima o poi sollevato le masse e prodotto la rivoluzione delle moltitudini.
C'è stato poi chi, speculatamente, ha proposto di contrastare la globalizzazione costituendo delle piccole comunità anarchiche di autoproduzione e di autoconsumo, magari orientate, diciamo, alla decrescita conviviale. Dunque, ci sono dette tante sciocchezze, tante sciocchezze. I vari negri, i vari reventi, i vari Latouche, che sono stati egemoni all'interno del movimento, ci hanno portati completamente fuori strada. Ci hanno fatto, tra l'altro, perdere un'occasione politica. E questo avviene sotto di noi. E su queste sciocchezze, tra l'altro, hanno prosperato alcuni gruppi dirigenti dei partiti, che in fondo non avevano alcun interesse particolare a fare piazza pulita dell'ingenuità, a selezionare proposte specifiche e credibili. Quei gruppi dirigenti, in questa palude di ignoranza, hanno ritenuto di poter prosperare. Tante chiacchiere, tanta condiscendenza nei confronti di queste butate, e alla fine abbiamo visto il risultato che si è prodotto. E io vedo, tra l'altro, nel manifesto politico di questo No G8 qualche residuo, diciamo, di questi problemi, nel senso che, tanto per fare un esempio, il manifesto politico del G8 mi pare che non risponda minimamente, diciamo, alle esigenze che ho cercato di porre in questo intervento. Se io presento il manifesto politico No G8, diciamo, a quei lavoratori che si stanno progressivamente spostando verso posizioni xenofobe, razziste e, oserei dire, neofascistoidi, temo che questi soggetti, diciamo, chiaro. Allora io credo questo, e uso soltanto un esempio. Noi sentiamo parlare di continuo, di controllo dell'immigrazione, di blocco dell'immigrazione. Noi ci ritroviamo continuamente di fronte a questo problema, propagandato dai media, sollevato dalle forze politiche, investito di significato. E questo è un punto di grande rilievo politico, che genera consenso, che sposta le masse. Ebbene, di fronte a questa grande presenza del blocco dell'immigrazione da parte delle destre, io mi domando se ci sia una parola sollevata di fronte alla questione del blocco dei movimenti di capitale. Cioè, io vi chiedo se si sente in giro parlare di blocco dei movimenti di capitale, cioè della risposta uguale e contraria a quella del blocco dell'immigrazione. Noi sappiamo benissimo che, se vogliamo offrire una risposta antagonistica rispetto a quella del blocco dell'immigrazione, la risposta antagonistica e di sinistra è il blocco dei movimenti di capitale. Tuttavia c'è silenzio lì qua. Io a volte uso un'espressione per intenderci: se vogliamo liberare i migranti, dobbiamo arrestare il capitale. Ma mi pare che di questo assolutamente non si discute. Ecco, francamente, io penso che in una fase come questa, nella quale i lavoratori si odiano, perché i privati odiano i pubblici, perché i precari odiano gli stabili, perché i nativi odiano gli immigrati, noi con le chiacchiere non ci saliamo. Ebbene, di queste chiacchiere non ci dobbiamo assolutamente liberare. Grazie. Bravo.